una bella giornata oggi perché abbiamo rievocato un viaggio che la cooperativa San Bernardo ha organizzato in Madagascar per portare aiuto sanitario a quelle popolazioni, in un'iniziativa totalmente finanziata da loro, sostenuta però sia dall'ASL di Brindisi che dalla Regione Puglia e che ci auguriamo possa stabilire rapporti e relazioni importanti tra la nostra regione e quelle terre così belle, così importanti, ma anche tanto bisognose di sostegno, soprattutto dal punto di vista sanitario. L'ASL ha avuto l'onore di patrocinare questa iniziativa e, come ho detto in conferenza stampa, vedere il logo dell'ASL Brindisi insieme a quello della Regione Puglia sulle magliette dei volontari è qualcosa di veramente straordinario. E il risultato è, lo viviamo anche quotidianamente, perché è un'esperienza che ha trasformato anche il modo di lavorare, in quanto una sfida, quella di andare a fare una missione umanitaria in Madagascar, che ha rafforzato lo spirito di collaborazione e di solidarietà che ci deve essere anche durante il quotidiano, durante le attività lavorative che si svolgono. È un'iniziativa importantissima perché vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica verso il paese Africa che veramente ha bisogno. Noi, insieme a dei medici, a degli infermieri e a tutto il supporto della società, ci siamo andati in Madagascar, siamo stati 15 giorni e abbiamo aiutato questa popolazione. È una popolazione che ha bisogno di noi in quanto non hanno mai visto i medici, non sanno che cos'è il medico, e per cui la nostra presenza l'avete visto anche dalle riprese, addirittura insieme al Vescovo, insieme al governo ci hanno accolto veramente con tanto entusiasmo e pensiamo di aver dato anche a loro una piccola speranza.